Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Da questo luogo siamo nel giardino, proprio alle spalle della chiesa di Santa Maria delle Grazie, alle spalle della sacrestia della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Questo luogo, ecco, in precedenza si racconta che qui c'era una sorta di grande rotonda dove Padre Pio spesso usava anche sedersi insieme ai suoi confratelli, ai suoi amici, ai suoi figli spirituali e raccontare le sue giornate. Beh, oggi qui vogliamo raccontarvi un particolare periodo, quello del giugno del 1919, ed è proprio Padre Pio che ce lo racconta nell'Epistolario, il volume numero 1. Giugno 1919, beh, siamo agli inizi di giugno del 1919, siamo agli inizi delle folle che venivano qui a San Giovanni Rotondo. Ricordiamo che già il 9 maggio del 1919 era scoppiato per le cronache, i giornali, il caso Padre Pio, tutti cominciarono a parlare e quindi qui arrivò tutto il mondo. Che cosa stava accadendo? È proprio Padre Pio che lo descrive al suo padre provinciale e scrive: mio carissimo padre, non ho un minuto libero, tutto il tempo è speso nel prosciogliere i fratelli dai lacci di Satana, benedetto ne sia Dio. Quindi vi prego di non affliggermi più assieme agli altri col fare appello alla carità, perché la maggiore carità è quella di strappare anime vinte da Satana per guadagnarle a Cristo. E questo appunto io fo assiduamente, di notte e di giorno. Da Berletta a me sembra che non sia venuto nessun medico. Qui vengono persone innumerevoli, di qualunque classe, di entrambi i sessi, per il solo scopo di confessarsi. E da questo solo scopo vengo richiesto. Vi sono delle splendide conversioni, quindi vi rassegnino tutti a contentarsi del semplice ricordo che di tutti fo assiduamente dinanzi a Gesù. Vi bacio la mano e vi chiedo la santa benedizione. Ecco quelle folle che dal 1919 giungono qui a San Giovanni Rotondo e possiamo dire anche oggi continuano a venire qui. E l'impegno continua, quello di Padre Pio, a portare Dio nel mondo, ma non solo, a far scaturire molte conversioni da tanti che a volte vengono qui solo per la curiosità.